Ciao a tutti amici, prima di proseguire con la visione del nostro video, vi ricordo di mettere mi piace e iscrivervi al nostro canale YouTube. Iscrivendovi e attivando la campanella avrete modo di visionare i nostri video in anteprima e appena vengano pubblicati. Pensate che il 70% di chi guarda i nostri video settimanalmente ancora non è iscritto al canale, quindi vi invito a farlo immediatamente, mettere mi piace, condividere e commentare dicendo cosa ne pensate degli argomenti che trattiamo nei nostri video. Quindi iscrivetevi, campanellina e buona visione. Dopo aver svolto le prime due figurazioni appunto del valzer inglese, arriviamo alla terza, che siamo già, diciamo, siamo ancora all'inizio della parete lunga, abbiamo fatto la preparazione, il giro destro e siamo arrivati con le spalle verso il centro. Da qui ora l'uomo ha le spalle verso la diagonale centro e la donna invece è fronte diagonale centro. Andremo ad eseguire una delle figure che inizialmente è la più complessa, diciamo, delle figurazioni che abbiamo in tutti i balli. Perché? Perché il giro spin è una figura dove c'è tanto giro, c'è un grosso ammontare di giro. Cosa significa? Che se nel giro destro l'ammontare di giro non è tantissimo, non vi sto a ammorbare su 2 ottavi più 1 ottavo, eccetera, eccetera, non voglio stare a complicare troppo la situazione, però vedete anche da voi che se io parto in diagonale e devo terminare con le spalle verso il centro, la quantità di giro non è poi così tanta, mentre nel giro spin i passi saranno questi. Numero 1, numero 2, numero 3. Se vedete la quantità di giro, bisogna arrivare a fare un giro completo e diventa molto difficile se non si ha le tecniche corrette nei piedi e nei corpi, riuscire a fare un giro completo. Andiamo innanzitutto a vedere i passi dell'uomo per poi andare a vedere i passi della donna. I passi dell'uomo sono questi. L'uomo parte diagonale, centro, il piede sinistro va leggermente al lato. Perché? Sempre per il solito discorso, perché in questo caso sono io all'interno del giro. Se muovo indietro, la mia ballerina muoverà avanti e non creeremo nessuna sorta di giro, bisognerà tirarsi con le braccia. Quindi il primo passo devo muoverlo in leggermente verso la parete, in diagonale verso la parete al lato. Si può creare, tecnicamente poi bisogna scendere nel modo corretto sulla gamba destra, mentre si prepara la gamba sinistra, che va a intrarotare leggermente il ginocchio. Queste sono cose già un pochino più tecniche, però la cosa importante è sapere che quando fate il numero 1 ci deve essere lo spazio almeno per poter far mettere la gamba destra nel mezzo delle vostre gambe alla ballerina. Quindi il numero 1 si va laterale. 1. Su questa pianta del piede dobbiamo fare mezzo giro, quindi si girerà sulla pianta del piede sinistro e si arriverà in questa direzione. Da qui ora saremo pronti a fare il numero 2. Il numero 2 è in avanti, linea di ballo, anche se poi sarebbe più corretto diagonale centro, però per ora facilitiamo linea di ballo e facciamo il tacco pianta. A livello di piedi siamo in elevazione su questo numero 2. Da qui ora cosa dobbiamo fare? Fare un altro pezzo di giro per arrivare e terminare in questa posizione con le spalle verso il centro il numero 3. Quindi, se abbiamo visto, siamo all'interno del giro, facciamo 1, la ballerina è passata, ora noi siamo all'esterno del giro, facciamo 2, andiamo in elevazione, 3, si scende sul pavimento. E abbiamo le spalle in diagonale verso il centro e siamo pronti a eseguire la figura successiva. Per la ballerina, invece, il lavoro dei piedi com'è? Si parte in diagonale centro. E si muove il primo passo in linea di ballo con il tacco. Tacco in profondità, si va sul numero 1. Si crea il giro con la gamba sinistra che muove in avanti leggermente intorno al ballerino. Si gira in elevazione sul numero 2 e il 3 si fa leggermente al lato. E siamo pronti per muovere verso il centro. In questo modo si creerà la giusta rotazione che permetterà all'uomo, al ballerino e alla ballerina di scambiarsi nel modo corretto. Ovviamente poi le dinamiche del corpo e dei piedi andranno anche cambiate man mano che uno lo studia approfonditamente, perché con l'inserimento del lavoro delle gambe, del lavoro delle schiene, anche i piedi potranno assumere delle direzioni leggermente diverse. Però per imparare bisogna semplificarlo. Quindi quando si muove al lato, quando il primo passo per l'uomo deve essere al lato, non si può complicarlo tanto inizialmente.
Dopo aver fatto il passo lato bisogna girare sulla pianta del piede e poi fare tacco pianta in avanti e girare intorno alla ballerina, muovendo sempre, percependo sempre il corpo come se stesse muovendo in avanti. Per la dama invece cosa succede? La dama deve pensare a sopravanzare il ballerino, quindi lei ora è all'esterno del giro, quindi muoverà in avanti in profondità con il piede destro in linea di ballo, il numero 1. Questa gamba cosa farà? Muoverà in profondità, quindi si pensa sempre ad andare in avanti, però leggermente intorno al ballerino, in modo che il ballerino può muovere il numero 2 in avanti nel mezzo alle gambe. Si gira sulla pianta del piede sinistro e si fa il numero 3. Qual è la difficoltà di questo giro che si possono trovare? Dovendo fare un gran quantitativo di giro, inizialmente qual è la preoccupazione del ballerino? Non riuscire a girare. E quindi anche qua cosa succede? Si rischia di trasformare il passo al lato come una schivata da box, cioè si vede molti ballerini che quando partono per il giro spin fanno uno e si buttano tutti da una parte come se dovessero schivare un diritto in faccia. Invece non è assolutamente così, bisogna comunque sia spostarsi dando una logica al proprio movimento, ovvero scendo sul pavimento, mi sposto al lato. Mi posso spostare più in rotazione, più diciamo tipo avvolgere la ballerina, posso andare leggermente un po' più diagonale indietro, ma non mi posso buttare. Quindi il primo passo va creato dal pavimento, dal piede destro, scendo e mi sposto leggermente al lato, diagonalmente indietro. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è quella appunto di non riuscire, di riuscire a non tirare la ballerina, bisogna fidarsi. Io do l'azione giusta di movimento e la mia ballerina muovendo mi aiuta a girare sulla pianta del piede. Se io invece mentre preparo, parto prevenuto e tiro la ballerina, ovviamente la ballerina muovendo avanti non riuscirà a muovere in profondità, ma si sentirà tirare nel vuoto. Perché? Perché la parte di contatto l'uomo la tira via e tirando via la parte di contatto invece che girare si girerà meno perché la ballerina non sentendo più il contatto andrà nel vuoto e inizierà a sbandare. Per completare il giro nel modo corretto è importantissimo anche però avere una giusta posizione, perché se io quando faccio il tacco pianta in avanti da uomo, quindi faccio il numero 1 e giro sopra, faccio il tacco pianta e non riesco a stare dritto ma casco a destra oppure casco a sinistra o sono piegato in avanti e vado addosso alla ballerina, la donna non riuscirà a girare in elevazione, perché il lavoro della donna non è proprio così semplice, perché dopo il numero 1 deve appunto passare il ballerino, rimanere in elevazione sulla pianta del piede, rimanere a sinistra, perché se rimane a destra l'uomo non passerà mai, quindi si deve vedere la posizione della dama che deve rimanere protesa a sinistra, girare, recuperare il piede sotto tipo a spazzolarlo vicino, aspettare il ballerino che passi per poi posizionare il piede. Quindi il lavoro della donna non è affatto facile e quindi l'uomo deve essere molto preciso nell'impostare le azioni. Se l'uomo muovendo indietro tira la parte destra oppure si butta in avanti cercando di spostare la ballerina, non creerà mai la corretta stabilità, mentre se l'uomo riesce a invitare nel modo corretto la ballerina riuscirà a muovere in avanti e passare con la propria schiena in profondità in modo da riuscire a generare il giusto giro. L'uomo quando muove in avanti sentirà che la donna rimane sulla sua destra e sentirà la strada libera, tacco pianta, ma io sento la strada libera per poter muovere in avanti, perché la mia ballerina è riuscita a passare nel modo corretto. In questo modo si può tornare indietro o si può andare al lato, comunque sia ho la padronanza di fare ciò che voglio, perché ho l'equilibrio corretto, mentre se si fa un giro spin lanciandosi, si vedrà le ballerine che si aggrappano come dei falchi. Perché? Perché quando la ballerina non ce la fa passare, si slancia, si butta, arriva in questa maniera, non si riesce mai a capire cosa sta succedendo e all'interno del proprio corpo uno non riesce neanche a capire in dove sta girando, in dove si sta mettendo i piedi. Invece è fondamentale capire che è sentire la profondità sul primo passo, la spinta che passa appunto dal tacco, vado sulla pianta e mi spingo per andare sul 2 che posso creare la giusta rotazione. Riuscendo a fare questa creare queste energie qui, si riesce a creare un buon giro, una dinamica che scorre fluida e la sensazione deve essere quella di essere sempre leggeri. Ovviamente non è assolutamente facile, ma è l'obiettivo per cui bisogna lavorare all'interno di queste figurazioni.
Una volta terminato il giro spin, andremo a proseguire con il 4-5-6 di giro sinistro. L'uomo ha terminato fronte parete e deve andare verso la linea di ballo. Quindi cosa farà? Ha terminato nel piede, con il peso sul piede sinistro, si muoverà il piede destro indietro, quindi faremo 1 indietro, ed essendo all'interno del giro cosa facciamo? Il 2 lo apriamo sempre leggermente con il bordo interno del piede, proseguendo indietro, e andremo a chiudere effettuando un piccolo giro che ci porta in linea di ballo. La donna cosa invece farà? Arriverà al numero 3, spalle alla parete, e muoverà il piede sinistro in avanti, piede sinistro avanti, ed essendo all'interno del giro sul numero 1 cosa farà? Sul numero 1 di sinistro, il numero 2 continuerà a muovere a diritto con il bordo interno e muovendo a dritto si creerà la spinta e si terminerà girando al numero 3 per finire in linea di ballo. Questo è essenzialmente quello che viene chiamato il continuo appunto del giro spin 1, 2, 3, 4, 5, 6, ovvero il pezzettino di giro sinistro. E terminando verso il centro, a questo punto si apre la strada alla parte centrale della nostra sequenza di valzer inglese. Quindi, riepilogando, abbiamo fatto preparazione 1, 2, 3 di giro destro, giro spin 1, 2, 3, 4, 5, 6, terminando la prima parte della nostra sequenza. Nel 4-5-6 di giro sinistro si apre anche le porte a diversi nuovi tipi di errori, ovvero l'uomo nel 4-5-6 cosa vuole? Vuole andare verso il centro e in questo caso tenderà ad aprire le spalle e a cercare di tirare la ballerina verso il centro. Questo è uno degli errori più comuni nelle rotazioni a sinistra, quale è questa qua, appunto il 4-5-6 di giro sinistro. L'uomo invece deve stare attento che i passi sono indietro, apro il piede e chiudo, e la schiena dovrà rimanere il più possibile protesa in avanti con la sinistra chiusa, in modo da tenere la ballerina nel proprio spazio. 4, 5, la ballerina mi spinge, mi sorpassa e a questo punto posso anch'io girare il mio corpo. Se invece inizio il 4-5-6 facendo 4, 5, io avrò l'impressione di levarmi bene di torno, cioè di riuscire a fare spazio nel modo corretto, ma la ballerina cosa farà? Al 3 del giro spin sentirà subito tirare in questa direzione, ovvero se vedete fuori dai piedi, perché io ho bisogno di avere la mia schiena a sinistra e avendo la mia schiena a sinistra posso muovere sul mio piede sinistro. Se l'uomo crea una rotazione con la schiena e mi porta a cascare col corpo verso destra, io non avrò peso e tenderò a mettere i piedi in un modo profondamente scorretto. Andiamo a vedere adesso come si può fare in coppia a avere queste dinamiche che ho spiegato. Ovviamente queste sono dinamiche semplici, perché insomma sono quelle che permettono di muovere correttamente in coppia, ma sono anche allo stesso tempo quelle più complesse, perché ovviamente non potrete pensare soltanto di conoscerle, di riuscire a farle mentre ballate, perché questo infatti non è un corso di ballo, perché non spiega come poter fare ad arrivare. Queste sono soltanto cose che ci aiutano a capire come funzionano i balli di coppia, come si riesce a muovere per riuscire a ballare in coppia quando abbiamo una persona davanti. Queste sono le regole principali per capire come ogni piccolo distretto corporeo deve andare in funzione di questi movimenti, in funzione di questi scambi e in funzione di queste fluidità che permettono di muovere liberi. Andiamo a vedere ora un attimo le dinamiche che ho spiegato prima nei particolari quando andiamo a ballare in coppia, perché tutto quello che abbiamo spiegato serve per aumentare il feeling e la connessione che abbiamo in coppia, in modo che quando si balla si riesca a rimanere ognuno nel proprio spazio, con il giusto spazio nelle teste e si eviti, e la postura che rimanga sempre bella pulita, si eviti di storgersi, di tirarsi e di avere quella sensazione quando si balla di pesantezza. Perché? Perché da qua, se io quando muovo non muovo i piedi in modo giusto, lei mi rimane davanti, io giro prima, si torna centrali, da qui ora io dovrò tirare, lei si gira, però il giro verrà sempre forzato. Perché? Perché la tecnica che abbiamo detto prima non è fatta nel modo corretto. Da qui cosa dovremo fare quindi? Se andiamo a vedere la tecnica che abbiamo spiegato prima, qual è? Dopo il numero 3 io muovo in avanti,
e lei va leggermente al lato, 1. Io sono all'esterno del giro, quindi devo continuare a muovere in profondità, là, supero lei e vado a chiudere. In questo modo lei mi rimarrà lo spazio per poter muovere in avanti. Io ora mi muovo il piede interno, creo la rotazione, lei passa e questa gamba la metto nel mezzo, in modo che posso sorpassare lei. Invece istintivamente viene di tirare e andare verso destra. In questo modo la coppia diventa pesante, non si riesce a girare bene, ci si tira. Invece in questo modo, muovendo nel mezzo, io riesco a mantenere sempre la mia schiena in estensione verso il mio spazio. Proseguiamo con il 4-5-6 dopo il giro spin. Da qua istintivamente a tutti viene di portare, l'uomo viene di portarsi verso la linea di ballo, quindi si tende a fare questo e a tirare la ballerina davanti. Invece da qui si deve sentire l'uomo che non si preoccupa di girare, ma pensa a muovere indietro. Se vuole creare più rotazione può muovere leggermente il piede in rotazione, però non si deve vedere tirare la schiena. Perché? Perché la ballerina deve muovere in questo spazio qua. Muoverò 1, ora io aprirò il piede e lei farà la stessa cosa di prima, muoverà per sorpassarmi, 2, 3, si punta la linea di ballo senza essersi tirata.